Beato è chi va, cammina verso il cielo. Beato è chi sa che la sua vita non si esaurisce su questa terra. Beato è chi conosce se stesso, in se stesso, nella propria debolezza, nella propria povertà, nella propria incompiutezza, conosce Dio, che è l'onnipotente, che è il compiuto e il compimento. Beato l'uomo che non vive per la carne. Riecheggia dietro a questa parola famosa del Signore, l'altra altrettanto famosa di Geremia: maledetto l'uomo che confida nella carne, nell'uomo, perché sarà come un temerisco nella steppa. E quando arriva il bene, cioè quando arriva l'acqua, non la vede, non sa discernere il bene. Questo è, secondo Dio, l'uomo maledetto. La ricchezza, la sazietà, ridere, non sono in sé cose negative, valori negativi, assolutamente. Il punto è che uno si sente sazio, si sente ricco, uno si sente appagato, ride, perché la sua vita finisce qui e non sa riconoscere in ciò che lo rende felice, in ciò che lo fa ridere, in ciò che lo sazia, nella ricchezza, l'opera di Dio. È evidente oggi, per esempio, in questa società dove il cielo è completamente chiuso, non c'è una prospettiva, non c'è una meta, si vive in un carpe diem, in un cogliere l'attimo, dare soddisfazione alla propria carne, alle proprie concupiscenze, alle proprie passioni di tutti i tipi, e basta, perché quello che sarà domani non lo sappiamo, ma in tutti i sensi, veramente. Per questo è beato chi ha la sapienza, è beato chi ha conosciuto Dio, ed è Dio la sua vita, e sta camminando verso la pienezza, sta camminando verso il cielo, sta camminando verso il compimento dell'amore che sta cominciando a pregustare, assaggiare qui sulla terra. Queste sono le beatitudini. Non cerco il male o la sofferenza, non sono beni in sé, la povertà, il pianto, l'odio, no? La fame in sé non sono dei valori. Viene da Dio aiutare nei paesi poveri, vi faccio un esempio, anzi, se viene uno che ha fame, io non gli dico beato te che c'hai fame e lo mando via di casa, beato te perché sarai saziato, vai vai. No, non funziona così, è qualcosa di molto più profondo, molto più profondo. Beato te perché non sarai saziato che da me. Beato te che non smetti mai di camminare, che non ti sei installato. Beato te che cerchi la vera vita. Beato te che non ti accontenti. Beato te che non abbassi l'asticella della tua vita. Beato te che non ti conformi e adegui alla frustrazione, che è molto facile, perché poi adeguarsi alla frustrazione, al fallimento, adeguarsi all'insoddisfazione, comporta il disprezzo di se stessi. Dal disprezzo di se stessi si può fare di tutto. Per questo il Signore oggi ci dà una buona notizia. Dice: beato te se sai che l'unico che può compiere la tua vita sono io. Beato te se scopri ogni giorno di avere fame, di avere sete, di avere dentro un'angoscia, un pianto, cioè di avere dentro una fame, una povertà che nessuno e niente può compensare, può saziare, estinguere. No, no. È solo Gesù Cristo. Allora, se è Gesù Cristo, io sono già beato qui. Beato qui perché lo vivrò in pienezza. Ma no, sarete beati. Beati voi ora, se vivete nella povertà, nella precarietà, nella debolezza, perché poi nel cielo, nel regno, avete tutto ciò che il vostro cuore desidera nel compimento. Ma siete già beati perché io vivo in voi e io vi accompagno e io vi faccio stare nella precarietà, io vi faccio stare nella povertà, nella debolezza, nella fame, perché io vi sostengo, perché io anche qui comincio a saziarvi, perché io anche qui comincio ad essere la vostra ricchezza, eccetera. Tutto questo è chiaro che è folle, per questo comporta la beatitudine di cui parla il Signore, di chi è emarginato, di chi è odiato, di chi è perseguitato per il nome di Cristo, perché questo è folle. Per questo sembra apparentemente disinteressarsi del mondo, non voler cambiare il mondo, eccetera, eccetera. E invece non è così, perché tutti quelli che hanno cambiato il mondo hanno condotto ai campi di concentramento, alle sperimentazioni genetiche, alle guerre che non sono solamente perfezionate e con meno rispetto per le persone, con torture sempre più sofisticate. La scienza è vero che guarisce un cancro, ma è anche vero che compie abomini. Non è questo, è il cuore che Dio vuole cambiare nel mondo. Il cuore delle persone.
coraggio, perché siamo chiamati in questa intimità profonda con Gesù Cristo e ad essere questo segno di contraddizione, questo granello di sabbia nell'occhio di chi è cieco, di chi pensa di avere tutto e di compiere la propria vita perché soddisfa le proprie voglie, invece è soltanto un miserabile che si nutre di morte, si nutre di corruzione. È un manipolo di cristiani che vive nella precarietà, che vive nella povertà, che vive le malattie, le difficoltà, con dentro la beatitudine, cioè con dentro la gioia e la pienezza di chi cammina verso il cielo. Ecco, questo siamo chiamati a essere, questo segno del cielo in questa generazione.